minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo sulla Via Crucis monumentale del Messina, dove quotidianamente i pellegrini, ecco, si ritagliano un momento di preghiera. Oggi qui vogliamo condividere quello che accadde ai tempi in cui c'era il papà di Padre Pio, vivente, e soggiornava a casa Maria Pile, da Maria l'Americana, così la chiamavano gli abitanti di San Giovanni Rotondo e anche gli stessi frati cappuccini. Maria convertita e fissa la sua dimora proprio qui a San Giovanni Rotondo. Anche quella di Maria è una bellissima storia, avremo modo anche di raccontarla. E la sua casa era diventata un centro di apostolato, di spiritualità. Il papà di Padre Pio, ottantenne, venne ospitato proprio da Maria, dove venne ospitata anche la mamma, e lì entrambi i genitori di Padre Pio sono deceduti. Bene. Siamo al Giovedì Santo del 1939. Dopo la funzione del Giovedì Santo, tornò a casa dell'Americana portando con sé un messaggio di Padre Pio. Ecco, parliamo del papà, zi Grazio, così lo chiamavano tutti qui. Domani è Venerdì Santo, giorno di penitenza e di preghiera. Padre Pio ha detto di mangiare tutti in ginocchio. E un solo piatto, come fa lui e gli altri monaci, invece pane ed acqua. Costumi penitenziali, costumanze penitenziali che piacevano molto a Maria l'Americana, anima profondamente francescana, era terziaria. Venerdì Santo, ore 12, tutti in ginocchio e piatto in mano, sotto lo sguardo compiaciuto di zi Grazio, che se la rideva sotto i baffi. Il giorno dopo l'allegra compagnia si reca da Padre Pio e gli riferisce di aver eseguito il suo suggerimento, un vero e proprio suggerimento penitenziale di cui Maria era molto contenta. Zi Grazio però, titubante, discosto, sbirciava, taceva, preparandosi a un vero e proprio rabbuffo del figlio perché Padre Pio non aveva dato nessun tipo di ordine e tutto era partito soltanto da lui, come uno scherzo. Padre, ieri Venerdì Santo, dice Maria, abbiamo attuato il vostro desiderio, abbiamo mangiato in ginocchio, con pane ed acqua. Bravi, bravi, avete fatto il vostro dovere di buoni cristiani, che Dio ve ne renda conto. Sospiro di sollievo per zi Grazio, il caritativo comportamento di Padre Pio che in quel momento rendeva felici due persone a lui tanto care, il papà e la devota figlia spirituale.